Tieni ancora. Dai, sopraccarica la corsia sinistra il Pomigliano con Di Giammarino e Annalù Martinez. Ora Martinez va via sulla sinistra. Martinez prova a convergere dentro per Tati, prova all'esterno destro. Capelletti in uscita le dice di no. Vicino al suo quarto gol in questo campionato. Tutto pronto, Ferrario dentro a cercare il colpo di testa di Tati. E arriva qui in vantaggio del Pomigliano. Parma 0, Pomigliano 1, la rete di Tati al minuto numero 19. Era andata vicinissimo poco fa e nell'azione seguente trova lo squillo che porta in avanti il Pomigliano sul campo del Parma. Parma 0, Pomigliano 1, il quarto gol in questo campionato del numero 10, Tati. Tutto pronto per la punizione. Va Erum dentro morbido a cercare la testa di Cambiaghi. Pomigliano si salva in qualche modo, poi arriva il colpo di testa di Cox che non trova lo specchio della porta, trova solo il fondo. Ma che brivido per il Pomigliano proprio all'ultimo secondo. È entrata con più grinta in campo il Parma. Benoit guarda in mezzo, dentro a cercare Acuti. Acuti controlla il pallone in qualche modo. Acuti con il destro sciupa una chance clamorosa. Acuti, palla per Tati che si gira benissimo. Tati si prepara per il tiro. Tati ancora lei, prova ad andare sulla sinistra, la palla dentro per Tati, arriva Konat. Con Tati che è bravissima, allarga sulla sinistra per Passeri che scarica per Konat che dentro l'area piccola non può sbagliare. Arrigoni, Ferrario regala palla al Parma che cerca di costruire l'azione velocemente con Benoit che ora vede libera Marciao, guadagna mentre il Parma sulla sinistra e c'è Acuti. Acuti fino in fondo, cross morbido per Martinovic e arriva il gol dell'1-2 da parte del Parma con Melania Martinovic al 70esimo su una grande discesa di Acuti, cross dentro e zampata vincente di Martinovic. Azione sulla sinistra di Acuti, cross preciso sul primo palo per l'arrivo di Martinovic che anticipa tutti. Dentro a cercare Cambiaghi che ci arriva di testa e poi la palla sbatte sulla parte superiore della traversa. Altra chance. Arrigoni, poco brillante quest'oggi l'ex Hellas. Recupera palla Picella che lancia sempre dallo spazio Martinez. Martinez prova ad andare in via in velocità. Martinez entra in aria. Martinez, Martinez contro Capelletti. Martinez la supera e poi trova il gol del 3-1. E arriva il 3-1 del Pomigliano con questa grandissima discesa di Annalù Martinez all'85esimo. Triste Pomigliano dopo una discesa inarrestabile di Annalù Martinez. Con Erum che non è riuscita a frenare la sua avanzata, converge, supera anche Capelletti in uscita e a porta sguardata. Palla che sfiora la traversa e dopo questa punizione l'arbitro dice che può bastare così. Il Pomigliano vince al Tardini contro il Parma per 3-1 e trova la prima gioia in questo campionato, la prima vittoria di questo campionato e abbandona l'ultimo posto in classifica scavalcando proprio il Parma.